Buongiorno a tutti e benvenuti in un nuovo episodio di Incontri Divergenti, il luogo dove diverse opinioni si scontrano e le idee si illuminano. Oggi affrontiamo un tema scottante: la recente vittoria elettorale di Putin, che si è assicurato il quinto mandato con una percentuale che sfiora il 90%. Un risultato che ha scatenato discussioni e controversie in tutto il mondo. Per discuterne, oggi abbiamo con noi due ospiti speciali. Da una parte ritroviamo Lucia, attivista per i diritti umani e sostenitrice dell'opposizione russa. Bentornata, Lucia. Grazie, Marco. È un piacere essere di nuovo qui a discutere di queste elezioni. Dall'altra parte, diamo il bentornato anche a Igor, esperto di geopolitica e sostenitore della stabilità che Putin ha portato alla Russia. Ciao, Igor. Grazie per l'invito, Marco. Sono qui per spiegare perché questa vittoria è un bene per la Russia. Lucia, iniziamo con te. Qual è la tua opinione su queste elezioni? Questo risultato è profondamente preoccupante. Indica non solo la mancanza di vere alternative democratiche in Russia, ma anche un crescente controllo sui media e sulla libertà di espressione. Queste percentuali così alte sono il simbolo di un sistema che soffoca le voci critiche. Igor, cosa ne pensi? Rispetto l'opinione di Lucia, ma non sono d'accordo. Questa vittoria rappresenta la volontà del popolo russo. Putin ha garantito stabilità e crescita alla nazione. Le critiche occidentali non tengono conto del contesto russo e delle sue sfide. Lucia, rispondi. La stabilità non dovrebbe venire a scapito della libertà personale e della democrazia. La crescita di cui parli non è distribuita equamente e le libertà civili sono in declino. Queste elezioni sono state segnate da irregolarità e da una forte repressione delle proteste. Ma dobbiamo anche considerare il contesto geopolitico. La Russia ha bisogno di una leadership forte per navigare in questi tempi turbolenti. Putin ha dimostrato di poter essere quel leader. Lucia, ci puoi dare più dettagli sulle tue preoccupazioni riguardanti la libertà di stampa e le elezioni? Certamente. La situazione della libertà di stampa in Russia è allarmante. I media indipendenti sono costantemente sotto pressione e ciò limita la capacità dei cittadini di ricevere informazioni non filtrate. Le elezioni non possono essere considerate libere e giuste quando l'opposizione è ostacolata e i media sono controllati. Questo non è solo un problema russo, ma un segnale d'allarme per le democrazie in tutto il mondo. Lucia, la tua visione è molto occidentale. In Russia vengono valorizzate la stabilità e l'unità nazionale. I media servono a mantenere la società informata, ma anche protetta da influenze esterne destabilizzanti. Putin ha portato sicurezza e crescita economica. Dobbiamo guardare ai risultati e non solo alle critiche ideologiche. E sulla questione delle proteste? Le proteste riflettono il malcontento di una parte della popolazione che si sente esclusa e oppressa. Ignorarle o reprimere le voci critiche non farà altro che aumentare la tensione interna. Dovrebbe essere diritto di ogni cittadino esprimere dissenso senza paura di ritorsioni. La realtà è che ogni nazione ha il diritto di difendersi da atti che possono minare la sua stabilità. Le proteste spesso sono influenzate da attori esterni, con l'intento di destabilizzare. La leadership di Putin è stata cruciale nel mantenere la nazione unita e forte di fronte a queste sfide. Lucia, qual è la tua risposta al punto di Igor sulla stabilità nazionale? La stabilità ottenuta attraverso la repressione e la limitazione delle libertà fondamentali è una falsa stabilità. Questo tipo di governo instilla paura piuttosto che fiducia tra i cittadini. La vera stabilità nasce dal dialogo, dal rispetto delle libertà civili e da un governo responsabile. Ma dobbiamo anche riconoscere che la realtà geopolitica richiede decisioni forti. Putin ha dimostrato di poter proteggere gli interessi nazionali della Russia sul palcoscenico mondiale. La sua leadership è stata determinante per il ritorno della Russia come potenza globale. Un'ultima domanda. Cosa ne pensate sulla questione della reputazione internazionale della Russia? L'ammirazione internazionale non dovrebbe mai essere ottenuta a scapito dei diritti umani e della democrazia. La comunità internazionale ha il dovere di criticare e intervenire quando necessario per sostenere i principi democratici e i diritti umani. Igor? Penso che la Russia abbia il diritto di seguire il proprio percorso. L'intervento esterno nelle questioni interne aggrava solo le tensioni. Dobbiamo rispettare la sovranità di ogni nazione e i suoi processi democratici, anche se differiscono dai modelli occidentali. Grazie a Lucia e Igor
per aver approfondito le loro posizioni con passione. Il dibattito di oggi ci ha mostrato l'importanza di considerare diverse prospettive su temi complessi come le elezioni russe e la leadership di Putin. Ricordiamo a tutti l'importanza di mantenere un dialogo aperto e rispettoso. Aspettiamo i vostri commenti e le vostre opinioni. Non dimenticate di seguire Incontri Divergenti sui vostri aggregatori di podcast preferiti. Fino alla prossima volta, questo è Incontri Divergenti.